Ciao e benvenuto in questo nuovo e consueto video che apre così il mese di aprile con appunto la realizzazione del mio bullet journal. Per questo mese ho deciso di ispirarmi ad una delle mie serie televisive preferite che è appunto Penny Dreadful. Per questo ho, come solito, cercato su Pinterest alcune immagini, illustrazioni e disegni che in qualche modo avessero a che fare con la serie televisiva. Per la prima pagina ho infatti ripreso una copertina di un comic book, appunto su Penny Dreadful, che appunto vede la protagonista pregare davanti a questa croce, riprendendo una scena abbastanza celebre della serie TV. Come solito ho cercato di inquadrare l'immagine in una sagoma, perché sto facendo così tutte le prime pagine dei mesi del mio bullet journal e questo mi riempie di pace e benessere, perché in qualche modo tengo uno stile abbastanza omogeneo. Ovviamente poi ho scritto aprile e l'ho colorato di rosso per cercare di impreziosire. Ovviamente poi ho colorato la scritta e ho impreziosito alcuni dettagli rossi con una penna gel glitter per dare appunto il senso del bagnato del sangue. Per la seconda pagina, che in questo mese ho lasciato libera per segnare appunto i libri, i film e le altre note, ho voluto ricreare questo disegno di appunto Vanessa Ives che levita, che trovavo estremamente bello, come immagino, ovviamente l'immagine l'ho trovata su Pinterest, ma soprattutto la trovavo anche abbastanza elegante come immagine e quindi l'ho voluta ricreare nella parte centrale, mentre poi ho fatto appunto queste cornici un po' dal gusto vittoriano decadente che in qualche modo riprendessero l'atmosfera tipica della serie TV, e ho cercato di creare ulteriore atmosfera con appunto sfumando degli ombretti ormai inutilizzabili per gli occhi. Negli altri due pagine, che invece sono quelle dedicate alle missioni di Kim e ai social e alle entrate e le uscite, ho deciso di prendere le sagome di due animali caratteristici della serie, come ad esempio il ragno e lo scorpione, e ho appunto tenuto, come vedi, tutto estremamente semplice, estremamente pulito, estremamente anche minimale, perché diciamo che ho voluto cercare di creare con meno sforzo possibile una massima resa. Nella parte invece dei video mi sono sempre concentrato su questa decorazione molto minimal e ho ripreso un altro animale che è tipico appunto del film, che è il serpente. E appunto questa è la pagina in cui segno tutte le mie idee per i video. Le pagine invece, diciamo quelle dopo la copertina, le ho impreziosite con queste due immagini. Adesso è il momento delle Mystery Mission di Kim, che come al solito trovi tutti i riferimenti per scoprire che cosa sono qua in info box. È uscito un tagliandino e adesso andiamo ad aprirlo, il nostro bigliettino. Il bigliettino mi in pratica suggerisce di compiere un gesto di guerriglia art. Io spero in questo mese di aprile che sia possibile anche muoversi un po' più liberamente rispetto al mese di marzo e che appunto io sia in grado di fare questo attacco di guerriglia art, che è una cosa che mi incuriosisce molto. Questo è quindi il risultato finale del mio bullet journal per il mese di aprile. Sicuramente un bullet journal gotico e decadente che appunto rimanda a quelle che sono le atmosfere cupe un po' e anche un po' orrifiche della serie televisiva con protagonista appunto Eva Green. Qua appunto vedi le due stampe che ho fatto, che sono anch'esse molto minimal, molto pulite, molto bianche, e questo bianco l'ho voluto anche tenere per magari l'eventualità di scrivere qualcosa durante il mese. Questa è quella che mi piace di più perché questo disegno mi piace tantissimo, e anche qua come vedi ho lasciato le pagine bianche per cercare di essere anche molto libero
compilazione del mese per quanto riguarda appunto queste voci, in genere libri, film e altre note, perché forse pensavo di inserirci un tracker, vediamo come si svilupperà il mese. Le altre pagine, come vedi, sono tutte molto minimal, con in e out e social, in questo caso impreziosite anche con alcuni aspetti della ragnatela. La guerriglia art verrà in questo caso compilata con una stampa di una foto che poi appiccicherò qua per appunto testimoniare quello che è stato l'attacco di guerriglia art, e nei video invece mi aspetto di creare la solita lista con tutte le idee per i video che vorrei creare e proporre qua sul canale YouTube. Spero che questo bullet journal e questa decorazione per questo mese ti sia piaciuta. E spero di averti ispirato e di averti tenuto compagnia con questo video. Ti ringrazio per averlo visto sino qua. Aspetto ovviamente i tuoi commenti, ti aspetto ovviamente nei miei social. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto.